Dunque, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi abbiamo un bel po' di news per quello che riguarda il futuro di Fortnite e i giorni che stanno per arrivare. Qualcosa di incredibile ragazzi, nuove armi esotiche con tanto di descrizione e danni, sto per farvele vedere con alcune immagini, tanta roba. Parliamo anche delle nuove Icon Series che stanno per arrivare su Fortnite, parliamo della 15.30 e parliamo di tante tante news. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che parla proprio della patch 15.30, 15.20, ma anche della 15.30. Ve ne avevo parlato anche un paio di giorni fa, non si avevano notizie. Beh ragazzi, con il pomeriggio di ieri finalmente la patch dagli staging server è stata portata ai test server. Questo vuol dire che innanzitutto il team di Epic Games è tornato dalle vacanze di Natale completamente operativo. In secondo luogo vuol dire che finalmente avremo nei prossimi giorni un aggiornamento, ne abbiamo soprattutto bisogno perché siamo un pochettino fermi. Tra l'altro finisce anche tutto il Winterfest 2020 e quindi ci sta che adesso aggiornino un pochettino. Tra l'altro nei test server sembra che sia stata messa anche la patch 15.30, quindi potremmo avere anche due aggiornamenti in rapida successione. Noi ovviamente prendiamo quello che ci viene dato e ci divertiamo. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché è quello bello interessante ragazzi, si parla di armi esotiche. Sappiamo oramai tutti più o meno quante ce ne sono in game: la pistola quella con il mirino, la pistola quella silenziata, il cecchino del Mandaloriano, il jetpack anche che è usato un po' poco e tante tante altre. Beh ragazzi, guardate un pochettino questo post che dice Run Gun SMG ragazzi, una mitraglietta esotica che avrà la caratteristica di velocizzare il giocatore che la sta imbracciando. Increases your running walking speed, quindi sembrerebbe che anche la velocità a piedi sia più veloce. Ovviamente sto parlando i movimenti, almeno così sembrerebbe. Non abbiamo in questo video lo spezzone, ma abbiamo un'immagine. Dovrebbe essere molto simile alla Rapid Fire SMG, quella che in realtà abbiamo già visto, appunto questa. In realtà anche la doppietta, la DAB ragazzi, la doppietta quella presente in game è uguale a quella che già conoscevamo, ma ha la particolarità del rinculo per chi la sta usando. Quindi la Rapid Fire SMG, la Run Gun, sarà molto simile, ma appunto con una particolarità. Si parla anche del Freeze AR ragazzi, ne abbiamo già parlato, una R che avrà la particolarità di congelare, rallentare i giocatori avversari, appunto congelandone i piedi. Di questo invece ci abbiamo solamente delle voci, quindi non abbiamo immagini oppure spezzoni di gameplay. E per ultimo ragazzi, già se ne è parlato anche nel capitolo precedente, finalmente qualcosa si sta muovendo, lo Slurp Bazooka. Abbiamo capito che è un'arma esotica, questa dovrebbe essere l'immagine che più si avvicina a quello che sarà in effetti lo Slurp Bazooka, e abbiamo dei dati ragazzi, Heal Amount 15, quindi molto probabilmente sarà il danno, o meglio il numero di recupero della salute. Quindi se io sparo un mio compagno con lo Slurp Bazooka gli posso dare 15 di salute se gli manca lo shield. Stessa cosa invece se è full salute, gli posso dare 15 di shield, mentre non capiamo Slurp Bazooka Explosion Size 200. Sinceramente è un numero che non so a che cosa si riferisca. Esplode lo Slurp Bazooka? Mi sembra un pochettino strano. Tre nuove armi esotiche, non vedo l'ora di vederle, di provarle. E fatemi una cosa, scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra arma esotica preferita.
E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché vi stavo già ricordando tre appuntamenti che scadono. Oggi il primo, ragazzi, l'Operation Snowdown, il Winterfest. In poche parole, termina oggi, quindi attenzione, guardate di avere completato tutte le quest. Mentre il 12 gennaio, o il 13, ora non ricordo quale dei due, mi sembra il 12, termina lo Spy Within. Anche qui, ragazzi, ci saranno delle ricompense da prendere il 12. Il 13 invece termina anche le quest dedicate a Wakanda, quindi mi raccomando, ragazzi, controllate di avere fatto tutto, perché sono dei regali gratuiti che fanno sicuramente piacere da avere nel proprio armadietto. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, che si tratta di un bundle che abbiamo visto nella patch 15.10, ma che ancora non è presente in game. Abbiamo visto qualcosa di simile qualche giorno fa, il bundle quello colorato di neon. Dovrebbe essere uscito il 31 dicembre ed è molto molto simile al bundle che vi ho fatto vedere poco fa. Non abbiamo purtroppo nessuna informazione per quando potrà uscire. Vi posso già garantire che non costerà, ragazzi, soldi veri, ma ovviamente V-Bucks, e una buona idea sarebbe quella magari di farlo uscire nella patch 15.20, anche perché per adesso non abbiamo altri bundle in cantiere. Non abbiamo altri bundle, ma abbiamo una nuova Icon Series, finalmente è confermata, ragazzi, dopo Ninja Loserfruit, anche che sono quelle ufficiali, anche se poi sappiamo che c'è Laserbeam, Marshmallow e tanti altri. Abbiamo la conferma della Icon Series di Greg FG. Chi è Greg FG? È uno youtuber, streamer spagnolo, milioni di persone che lo seguono, e direttamente lui stesso aveva detto il 31 dicembre, se non ricordo male, o il 30, che non si sarebbe fatto il suo bundle. In realtà era un mega troll. Poi mi è stato detto che per loro quel giorno lì è come il nostro primo aprile, quindi ragazzi è confermata. Se andate a scorrere nei miei video vi facevo anche vedere il suo outfit, perché lui lo mostrò in live un mesetto fa. Aspettiamocelo, ragazzi, skin, backpack e piccone. E chiudiamo, ragazzi, con l'ultimo argomento di oggi, il nuovo headquarters di Epic Games, ragazzi, un qualcosa di incredibile, un annuncio che arriva ufficialmente ovviamente da parte di Epic Games, che informa di spostare il proprio centro operativo nel 2024. Hanno comprato, ragazzi, questa porzione di terreno, una cosa incredibile, ragazzi, sono 87 ettari, una roba enorme. Costruiranno sopra qui, sistemeranno, rinnoveranno, e quindi si aspetta un triennio nel futuro di Fortnite solo in salita, ragazzi, tanta roba. Insomma, io per oggi tutte le news ve le ho dette, vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su. Non dimenticatevi che noi ci vediamo in live anche adesso su Twitch. Ciao!